Oggi un video che vi stirerà tutti. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come state ragazzi? Bentrovati. E sì, oggi un video che vi stirerà tutti. Infatti vi insegnerò a rendere di nuovo belli, piatti, stirati, disegni imbarcati, gli acquerelli imbarcati, le pitture imbarcate su carta, su cartoncino. Il metodo semplicissimo che faccio io per ristirare totalmente qualunque tipo di supporto cartaceo mediamente grammato. Certo, anche il cartone più spesso si stira così, però con un po' più di fatica. Sicuramente il cartoncino da acquerello, quello che accoglie la tecnica umida e che molto spesso si imbarca se non ben preparato, in questo modo tornerà di nuovo dritto come appena staccato dall'album. Prima però voglio ricordarvi che come sempre vi aspetto in tutte le librerie con i miei due libri. Il ricettario dell'arte, il libro in cui troverete tutte le ricette per crearvi i colori da soli, tutti i collanti, tutti i medium, tantissime paste modellabili, tutte le ricette passo passo fotografate passo passo e con ricette riuscitissime, li trovate qua dentro. È il nuovo nato, il grande libro del colore, il libro all'interno del quale vi svelo tutti i segreti del colore, come creare tantissime tinte partendo da una ricetta fatta solo da colori primari bianco e nero e soprattutto il significato, il modo più esatto di utilizzo del colore, come miscelare tra di loro i colori per fare delle bellissime atmosfere. Tutto quello che desiderate conoscere sul colore, tutto quello che vi serve per avere un uso consapevole del colore, lo trovate in libreria, entrambi i libri editi da Gribaudo, quindi li trovate in tutte le librerie d'Italia e online. Bene, ora basta chiacchierare e andiamo sul piano da lavoro a far ritornare ben dritti i nostri acquerelli imbarcati. Ed ecco l'occorrente per far tornare belli dritti i nostri disegni, acquerelli, pitture su carta cartoncino imbarcate. Allora ci occorrerà un canovaccio che non abbia una trama, cioè liscio, meglio se bianco o comunque se siete sicuri che non scolorisce. Quindi un canovaccio di lino bianco, un canovaccio di cotone bianco senza trama, non operato, dell'acqua, non il ferro a vapore, dell'acqua, un ferro a secco, non a vapore, che tareremo su una temperatura bassa. Io più o meno uso quasi sempre quella della seta o poco più, della carta forno. È un pennello, un qualunque pennello abbastanza pulito, e poi naturalmente i nostri disegni imbarcati, voilà, così, che vogliamo far tornare in qualche maniera dritta. Naturalmente un piano da lavoro che sia ben dritto e su cui si possa stirare. Non usate l'asse da stiro, è troppo floscia. Il piano da lavoro deve essere dritto e ben protetto. Io per esempio qua sotto ho un foglio, il mio piano da lavoro, un foglio di sughero. Come prima cosa stiro ben bene il canovaccio, perché non deve avere pieghe, la temperatura è sempre quella. Quindi fase 1, stirare bene il canovaccio che fungerà da protezione per il disegno. Ok, fase 2, prendiamo il nostro disegnino, è un foglio di carta forno. Prendo il mio disegno e lo inserisco dove ho la carta forno. Prendo la mia acqua e con un pennello vado a bagnare il retro del mio disegno. Naturalmente
La lisciatura del foglio, cioè la messa in asse del foglio, la raddrizzatura del foglio, chiamatela come volete, dovete farla sempre prima di spruzzare le vernici di protezione. Già così da bagnato torna subito dritto, perché la fibra si imbibisce, naturalmente si rammollisce e lui torna dritto, però poi nell'asciugatura si incurverebbe o dall'altra parte o ancora di più da questa parte. Quindi finché è bagnato noi poggiamo e poi, siccome non possiamo bagnare la superficie, passiamo un po' di umido anche da questa parte, che non trapanerà nel disegno ma apporterà dell'umido alla superficie in cui poggeremo il nostro disegno. Dopodiché chiudiamo il nostro disegno e in maniera molto fluida passiamo il ferro su cui voi dovrete sempre poter poggiare la mano. Se non potete poggiare la mano vuol dire che è troppo caldo e non va bene la temperatura. Questa temperatura asciugherà, ma nello stesso tempo non farà virare i colori e soprattutto qualora doveste esservi dimenticati la mia raccomandazione di prima, cioè di fare questo lavoro solamente prima di aver spruzzato la vernice, non vi farà, in caso doveste averlo dimenticato, non vi farà ingiallire la vernice. Però siccome le vernici sono sempre un rischio, tanto che sia la lacca per capelli, tanto che sia un fissativo per acquerello o qualunque cosa, è meglio fare questo lavoro sempre prima. Voilà. Di tanto in tanto andiamo a sentire se la carta è asciutta. È ancora un po' umida, quindi, ma non è bagnata, lo giro dall'altra parte, lo poggio anche dall'altra parte e do due colpetti di ferro anche nell'altro verso. E voilà, senza inganno, il nostro foglio è ritornato perfettamente dritto, brillante, senza neanche una grinza, perfettamente in asse. Ne facciamo un altro? Dai, facciamone un altro e poi naturalmente lo facciamo raffreddare in piano e magari sotto un peso. E non perderà più la nostra forma. Ora io qui prendo lui, diciamo, non ho preso grandi opere d'arte, diciamo così, prendo lui, ho più badato alla carta imbarcata, le mie sono tutte comunque carte da acquerelli, quindi più di 300 grammi, bagno in questa che è più grande, vado anche con un po' più di acqua, naturalmente non grondanti, motivo per cui sto passando a pennello e non con lo spumino, così anche se vi dovesse cadere un po' più di acqua potete spennellarla e quindi lasciare la superficie umida ma non appunto grondante, che bene non fa. E prima che cominci a ritirare, cioè si imbarchi nuovamente con le fibre ancora bagnate, metto al centro, tiro giù tutto, ok, vedete che si sta inarcuando dall'altra parte, ci posso mettere il dito, bene, prendo come prima, passo l'acqua anche davanti, qui posso essere più arraffazzonata perché tanto si inumidisce la carta ma non passa dall'altra parte, ok,
giro in modo da bagnare il panno, chiudo facendo attenzione che il mio canovaccio non abbia nessuna piega e piano piano, senza tergiversare, non vi posizionate fermi in un punto perché sennò ingiallite la carta, la bruciate, sempre a una temperatura da seta, cioè che vi consenta di mettere la mano dove siete passati e sentire calore, non caldo bruciante. Movimenti circolari, movimenti così continuativi. Il movimento circolare, se siete alle prime armi, è il migliore perché non vi fa tergiversare troppo a lungo sempre in un punto e cominciate magari ad allenarvi con pezzetti di carta più piccoli. Il ferro sempre in movimento, non si deve mai fermare e non si deve mai e non deve mai incespicare, cioè deve incontrare sempre una superficie liscia, così. Al solito apriamo, è ancora molto bagnato, quindi do altre due passatine da questo lato. Quando lo toccate dovete sentire ancora un po' l'umidità, però non che sia bagnato, un po' come quando ritirate i panni umidi e non perfettamente asciutti, ma che si possano già indossare. Ok, ci siamo capiti, io e i miei parallelismi da casalinga disperata, ma vabbè, così ci capiamo tutti. Voilà, ricontrollo. Non siate mai frettolosi a raffazzonare. Perfetto, è asciutto, ma ancora c'ha quella sua umidità interna. E passo anche da quest'altra parte. Non fatelo con le asciugamani di spugna tutte a pallini, non fatelo con i teli di cotone, quelli a nido tape, devono essere proprio lisci, una trama liscia, ragazzi, sennò vi vengono i disegni a nido tape. Voilà, e anche di questo lasciamolo raffreddare in piano con un peso sopra e il nostro disegno sarà tornato bello e dritto. Prendiamo la nostra pera, guardate come ha mantenuto la forma, vedete, sentite che striscia bella dritta, è rimasta in perfetta forma. È problema risolto. Spero di avervi spiegato in modo semplice come raddrizzare i vostri disegni imbarcati. Potete farlo con carta, cartoncino d'acquerello, da acrilico, anche se a stropicciarli siete stati voi, cioè se avete malauguratamente praticato un'orecchia al disegno schiacciandolo tra due pagine, bagnate fronte e retro e poi asciugatela così, vedrete che si raddrizzerà in men che non si dica. Pollice in su se questo video utility vi è piaciuto, ci vediamo subito dopo per le considerazioni finali. Ciao! Visto che è facile far ritornare un acquerello super dritto e con un foglio per nulla spiegazzato, increpato, ondulato, è molto semplice. Quindi con pazienza vedrete che i vostri disegni, anche i più inarcati, potranno ritornare subito piatti e stiratissimi e soprattutto non si rovinerà la brillantezza dei colori. Unica accortezza che vi suggerisco di avere, come vi ho ripetuto anche in fase di lavoro, tutti gli spray che dovete spruzzare sui vostri disegni per fissarli, per pitture acriliche, per acquerelli, per disegni che invece si sono imbarcati per strani motivi perché hanno preso umidità, mi raccomando, spruzzateli posteriormente al
allo stiraggio e poi, se dovessero imbarcarsi perché gliene avete spruzzata una camionata sopra, e allora piano piano rifate lo stesso procedimento. Ma questi protettivi si spruzzano in piccolissima quantità. Ricordatevi che molti colori a contatto con il caldo possono virare di tono, quindi mantenete temperature che possano essere toccate. Troppo roventi non vanno bene neanche per le fibre della carta, che potrebbero ingiallirsi perché contengono delle colle. E allora spero di aver soddisfatto la curiosità di tutti coloro che mi hanno chiesto durante i miei corsi online come fare per sopperire a questo inconveniente che arriva con le tecniche bagnate. Bene, se questo video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione, e io vi do appuntamento sempre qua per un prossimo video creativo, ma anche su tutti i miei social, Facebook, Instagram, TikTok, tutto il mondo online di Arte per Te, ma anche sui miei altri due canali, Ombretta, il mio canale di lifestyle, e Due Cuori e una Cappa, il canale di cucina che ho insieme a mio marito Gabriele. Non mi rimane che salutarvi, ci vediamo sempre qui per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!